una cosa che non è conferita, anche visto lo statuto, nel senso lo statuto articolo 16,4 dice che bisogna astenersi dal votare qualcosa che non è conferito, quindi è una domanda tecnica. Secondo me tecnicamente nulla osta in questo senso, che un conto è votare una delibera in cui si prendono delle decisioni attuative di, non so come dire, appunto ci si convenziona, si fanno delle spese eccetera. Qui sono le linee programmatiche, sono delle linee di indirizzo politico, e quindi nell'indirizzo politico ci può anche stare il fatto di dire, anche se non è conferita, questa amministrazione vuole puntare su cercare di adottare delle politiche comuni, magari anche in vista di un futuro convenzionamento. Quindi non è che ci si impegna a ad attuare qualcosa per cui il comune deve poi, cioè, non essendo trasferita la funzione, l'unione impegna il comune in qualcosa di operativo. Non so se sono chiara. Questo è come linea di indirizzo politico, il fatto di lavorare insieme, di coordinarsi insieme per valutare come attuare delle politiche, nelle linee programmatiche, in quanto linee programmatiche ci può stare, già più complicato forse nel dubbio, insomma. Grazie Franceschini, prego. Sì, volevo semplicemente osservare che io non sono per niente convinto che la questione dei rifiuti sia da dissociare rispetto al tema dell'ambiente, anzi, secondo me sono strettamente collegati e connessi, per cui da questo punto di vista l'ambiente è invece una funzione conferita. Grazie. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Mettiamo in votazione allora l'emendamento numero 11, denominato rifiuti. Favorevoli? 3. Contrari? 14. Astenuti? 9. Grazie. Passiamo all'emendamento numero 12, ambiente. Lascio la parola a Smeraldi, prego. Nel 2007 nacque il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume come gruppo di lavoro del coordinamento delle Agende 21, con la finalità di promuovere i contratti di fiume in Italia, cioè di creare una comunità in grado di scambiare e condividere informazioni ed esperienze con un programma strategico ambientale partecipato. Strumento di attuazione del contratto è una struttura di gestione, il Consiglio di Contratto, a cui partecipano paritariamente tutti i rappresentanti legali degli enti e soggetti firmatari. Il 13 dicembre 2012 venne ratificato presso la Rocca di Vignoli il contratto di fiume e paesaggio del Medio Panaro, a cui partecipavano la Regione Emilia-Romagna, la provincia di Modena, i comuni di Savignano, Vignola, Spilamberto, San Cesario e Marano. In particolare il Comune di Vignola aveva approvato il tutto con la delibera 62 del 28/9/2010 del Consiglio Comunale, molto interessante, ma che data l'ora vi risparmio. Vado al collegato ambientale del 2006, decreto convertito poi, cioè trasformato poi nella legge numero 221 del 2015, che riconosce giuridicamente la figura del contratto di fiume. Testualmente, i contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. Quindi il nostro emendamento, nel solco di questa storia, propone questo. Alla fine del capitolo sull'ambiente, aggiungere l'Unione riconosce il contratto di fiume stipulato tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Savignano, Vignola, Spilamberto, San Cesario e Marano come strumento partecipativo innovativo ed efficace per la difesa dell'ambiente e la tutela e la valorizzazione del paesaggio, e si impegna ad aderirvi nel più breve tempo possibile. Grazie. Franceschini, prego. Il parere per me è positivo. Grazie. Costantini. Sì, riconosco anch'io il valore del contratto di fiume e penso che possa essere un buon modo per dare un nuovo impulso
a questo strumento di attuazione delle politiche ambientali del nostro territorio, quello che l'Unione possa prendere parte a questo, e quindi vedo con favore l'emendamento presentato dal consigliere Smeraldi. Prego Linari. Savignano è molto interessata al fatto di confini, al contratto di fiume, specie la componente ambientalista della lista dei cittadini che ci ha tanto lavorato dietro. Quindi il mio voto farà a favore, premetto però che sono stati spesi tanti di quei soldi che sono secondi per non vedere niente, sono secondi solo quelli del PSC. Tutto quello che è stato fatto in questi anni di parlate, che sono di più di che si parla a Savignano, il contratto di fiume di quella data lì. Saranno 20 anni che si parla del contratto di fiume, per non vedere assolutamente niente fino adesso. Quindi speriamo che qualcosa si muova. Grazie. Prego Tagliavini. No, solo una richiesta. Io sono molto favorevole a questo emendamento. La mia richiesta è che venga comunque riunito il contratto di fiume molto presto. Ho ricevuto richieste anche dalle associazioni che lo compongono, quindi chiedo se è possibile al sindaco di Vignola, visto che il vice sindaco di Vignola è il presidente del contratto di fiume, se può promuovere una prossima riunione di questo contratto. Grazie. Altri interventi? No? Dichiarazioni di voto? Non penso. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 12, che ha come titolo ambiente. Favorevoli? Però ci manca Sirotti. No, ci siamo. E anche Campana manca. Anche Campana, perciò sono 24. Ok. Proseguiamo, passiamo all'emendamento numero 13, politiche integrate per l'urbanistica. Lascio la parola a Smeraldi. Sì, qua vi risparmio un'introduzione di mezz'ora, spero nella risposta del sindaco Paradisi. Vi leggo soltanto, perché è un dibattito che abbiamo in corso da tempo, vi leggo però l'emendamento, perché noi comunque lo manteniamo. L'emendamento che peraltro, secondo il discorso che abbiamo fatto prima, dovrebbe essere votato solo dai comuni che fanno parte, cioè che in qualche modo hanno conferito la formazione dei nuovi strumenti urbanistici in Unione, quindi non da tutti gli 8 comuni, ai sensi del regolamento, dello statuto. Così come prima, secondo noi, non doveva essere votato quello sui rifiuti. A pagina 25, dopo la decima riga, le parole "la procedura di approvazione del PUG" aggiungere. Sono linee che ora si ritengono superate in quanto da un'attenta lettura della nuova legge urbanistica regionale e dei relativi lavori preparatori si ricava che in caso di redazione in forma associata degli strumenti urbanistici l'ufficio di piano e il PUG devono essere unici, anche relativamente alla funzione di supporto alle attività di negoziazione con i privati. Infatti il supporto è un'attività di tipo tecnico di alta qualità che non ha necessariamente e non deve avere necessariamente ripercussioni sulle scelte degli amministratori. Per supporto non deve intendersi un'attività diretta dell'ufficio di piano nei confronti dei cittadini e delle imprese, ma semplicemente un'attività tecnica di aiuto alle scelte che devono compiere gli amministratori. La Giunta dell'Unione provvederà pertanto a modificare il contenuto della deliberazione numero 118 del giorno 8 novembre 2018, individuando un nuovo percorso per la formazione di un unico ufficio di piano e di un unico PUG. Poi c'è una parte tecnica, verrebbero tolti alcuni riferimenti ai singoli PUG e all'area di coordinamento urbanistico. Grazie. Franceschini, prego. L'idea mia è di non essere favorevole a questo emendamento. Forse una riflessione si potrebbe anche fare, ma credo che sia meglio che di questo tema ne parli l'assessore che porta la delega. Quindi chiedo di passare la parola all'assessore Paradisi, sindaco Paradisi,
ribadisco, la mia idea sarebbe negativa. Prego Paradisi. Grazie. Parto con una riflessione umoristica assonnata, nel senso che si dicevano all'inizio che le linee di mandato non contengono linee politiche, citando anche il pezzo del Pug, si parte dicendo sono linee che ora si ritengono superate, quindi quantomeno implicitamente lì una linea c'è, poi non si condivide, però insomma una linea espressa c'è. E il tema non è nuovo, cioè non solo quello del PSC Pug, ma in generale il tema affrontato da questa proposta di emendamento. E anche è stato affrontato più volte anche in questi 2 anni in cui io personalmente ho seguito la cosa. E la realtà dei fatti, che credo sia tutti nota perché non è la prima volta appunto che anche in questa sede ne discutiamo, è che sino ad oggi non vi è mai stata da parte dei 5 comuni una posizione unanime rispetto a la costituzione di un unico ufficio di piano e la costituzione oggi di un unico percorso e di un unico PUG intercomunale. Non a caso tutto il percorso che è stato fatto nei mesi scorsi, che prima vi ho accennato, insomma sta per ripartire oggi, è stato nell'ottica appunto di trovare una soluzione che potesse contemperare tutte le esigenze. Quello che viene chiesto qui, su cui dopo insomma esprimo un parere personale in questo caso, di fatto porterebbe a un trasferimento della funzione urbanistica, ne abbiamo parlato anche quando c'era il confronto tra le varie posizioni anche con la regione stessa, un trasferimento di fatto della funzione urbanistica all'Unione. La soluzione che è stata individuata oggi invece in realtà, quindi quella dell'area di coordinamento urbanistico, è in linea con la convenzione attualmente in vigore che prevede l'armonizzazione dei regolamenti, quindi è in linea diciamo con quelle che oggi sono le materie trasferite all'Unione. Il tema comunque, quindi entro un po' più nel merito, personalmente è e può essere anche oggetto di riflessione, nel senso che personalmente non sono contrario ad affrontare, ad entrare nel merito di un scenario indicato dall'emendamento. Quello che però bisogna secondo me prima chiarire, prima di prendere una posizione politica così chiara, è un po' l'intendimento dei comuni, nel senso che ovviamente l'emendamento disegna uno scenario completamente diverso rispetto a quello attuale, il scenario attuale che fotografa quella che è l'opinione dei 5 comuni. Oltretutto l'emendamento così scritto secondo me non affronta in realtà anche degli aspetti più pratici della cosa. Primo tra tutti è, se noi pensiamo a un ufficio di piano, a un PUG dell'Unione, i 3 comuni che oggi non fanno parte del percorso del PSC, cosa fanno? Entrano in questo ufficio di piano o stanno fuori? Quindi è un tema, perché se noi insomma decidiamo di fatto di trasferire la funzione urbanistica all'Unione, bisogna che anche i 3 comuni che oggi non partecipano al percorso comune in qualche modo vi rientrino. Poi c'è un tema anche, se volete, ancora più pratico, che è quello dei tempi. E io credo che insomma anche per la storia arcinota non ci possiamo permettere ulteriori ritardi. Ovviamente aprire questo scenario oggi, ripeto, uno scenario che in realtà è stato definito nei pochi mesi fa, comporterebbe ulteriori ritardi. Credo che siamo concordi tutti che non ci possiamo permettere ulteriori ritardi da questo punto di vista. Non a caso però la scelta che fu fatta è una scelta che lascia le porte aperte, nel senso che avere realizzato e mettere in campo 5 PUG comunali diversi non ci impedisce domani di scegliere di fare un ufficio di piano unico, nel senso che sarà una scelta demandata ai comuni, così come potranno scegliere se a mantenere 5 uffici di piano distinti. Quindi io credo che oggi come oggi sia importante portare a casa per ogni comune il proprio strumento urbanistico, perché abbiamo strumenti urbanistici di oltre 20 anni, e contestualmente aprire una riflessione su quello che sono le tematiche anche che pone l'emendamento. Quindi io proporrei insomma una versione differente, quindi chiamiamolo controemendamento come volete, insomma, che tra l'altro secondo me
toglie anche un attimo il tema del lo possono votare in 5, lo possono votare tutti, che sarebbe questo che vi leggo, poi l'ho anche consegnato sia al Presidente del Consiglio che alla Segretaria. Contestualmente al percorso che porterà alla formazione dei PUG comunali, si ritiene utile avviare una riflessione, sia sotto il profilo politico che tecnico, rispetto alla possibilità di costituire un ufficio di piano unico per i comuni dell'Unione, che sia di supporto alle amministrazioni comunali nell'applicazione concreta dei nuovi strumenti urbanistici, condividendo in esso le professionalità richieste dalla normativa regionale. Tale riflessione dovrà tenere conto ovviamente sia dei diversi percorsi oggi in itinere da parte dei comuni, sia dei risvolti che un'eventuale decisione in tal senso comporterebbe sulle competenze comunali ed unionali in tema di politica urbanistica. Cioè, per quello la riflessione sia politica che tecnica, perché c'è una riflessione strettamente politica ma anche tecnica di un eventuale atto di questo tipo, che cosa comporta per l'Unione. Quindi la mia proposta è che quella quindi può essere votata da tutti, perché in quell'ottica l'ufficio di piano potrebbe essere a servizio di tutti 8 comuni, è quella appunto di aprire una riflessione, insomma, comune su che cosa fare dopo. Grazie. Interventi? Smeraldi, prego. No, volevi parlare? No.